La pompa di calore geotermica è il modo più rinnovabile per poter riscaldare casa. Ce ne sono di due tipi. C'è la pompa di calore acqua-acqua, sempre geotermica, oppure la pompa di calore terra-acqua, che utilizza delle sonde geotermiche tipo questo. Allora, oggi vedremo proprio nel video le caratteristiche di un tipo o dell'altro, quali sono i vantaggi rispetto ad altri sistemi e tutto questo naturalmente dopo la sigla. Ah, e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao, oggi parleremo della pompa di calore geotermica. Questo è un modello di sonda geotermica, te lo spiegherò come funziona. Prima però lascia che mi presenti, io sono Samuele e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè a togliere il contatore del gas delle case per trasformarle in 100% elettriche, soprattutto case esistenti. Non lo faccio io direttamente, ma lo faccio attraverso una rete di installatori partner, sigillo sicuro. E se anche tu vuoi trasformare la tua casa in 100% elettrica, beh, vai nel link qui sotto che trovi sotto il video. Oggi vediamo allora la pompa di calore geotermica, mi viene richiesta veramente una montagna di volte. E ho preso spunto per fare questo video perché sono stato l'altro giorno a vedere un nuovo modello di pompa di calore geotermica con un SCOP di 8,48, cioè un COP medio stagionale, cioè un COP che per tutto l'inverno arriva a 8,48. Significa che con un kilowattora di corrente elettrica produci 8,48 kWh di energia termica. Una roba straordinaria. Ed è questo stato lo sprint per poter fare questo video. Naturalmente sto parlando di una soluzione acqua-acqua per arrivare a questi SCOP, cioè si prende l'acqua del pozzo e la si ributta, però lo vediamo più tardi. Ecco, tutte queste prestazioni le trovi facilmente anche nella lista del BAFA. È un istituto autorevole terzo. E che cosa fa? Lui raccoglie le schede tecniche dei vari produttori di pompe di calore, le mette insieme, trovi un migliaio di pompe di calore e da lì li confronti una a una. Quindi è indipendente perché lui non fa i test, non è pagato da nessuno, raccoglie le schede tecniche. Ecco, questa nuova pompa di calore la troverai nella prossima lista del BAFA. Oggi siamo a metà 2023. Torniamo al tema principale del video, ovvero le pompe di calore geotermiche. Ci sono due macro famiglie di queste pompe di calore, quelle acqua-acqua e quelle terra-acqua. Partiamo dalle acqua-acqua. Le acqua-acqua utilizzano l'acqua di falda, quindi l'acqua sotterranea, l'acqua di un pozzo, per cedere calore al gruppo frigo. Quindi finché sto facendo riscaldamento in casa, ho bisogno dell'acqua sorgente per poterla raffreddare, cioè se la raffreddo vuol dire che estraggo calore dall'acqua sorgente. Cosa si fa? Si fa un pozzo da 2, 3, 5, 10 metri, 50, anche 100 metri di profondità, cosa che sconsiglio andare oltre un certo livello, perché prelevare acqua da un pozzo a 100 metri significa consumare molta energia elettrica solo per la pompa che preleva l'acqua. Quindi di solito noi ci fermiamo sui 50 metri come pozzo. Quindi prelevo l'acqua da sotto la falda, la faccio passare attraverso uno scambiatore a piastre e poi la rimetto in un altro pozzo. Si fanno due pozzi, uno di prelievo e uno di immissione, distanti una decina di metri uno dall'altro. Il secondo pozzo va fatto a valle, cioè se la falda scorre in questo senso vado a prelevare l'acqua di qua e poi la rimetto di qua, altrimenti si crea un loop. Siccome butto dentro acqua più fredda, quindi raffreddo l'acqua di 2, 3, 4 gradi, se la rimetto a monte vado a ripescarmi la stessa acqua raffreddata, e qui per questo va fatto a valle. Viene messo quasi sempre uno scambiatore tra la falda e la pompa di calore. Perché? Perché se vado a pescare anche della sabbia, che è normale insomma da un pozzo pescare della sabbia, andrei a rovinare la pompa di calore. Magari dopo 5-10 anni si rovina lo scambiatore a piastre e devo buttarne via metà. Mettendoci invece uno scambiatore in mezzo, sacrifico solo quello. Con le pompe di calore acqua-acqua è possibile ottenere COP o SCOP, cioè COP medi stagionali altissimi. Perché? Perché abbiamo l'acqua, cioè la fonte, sempre stabile tra i 10, 12, 13 gradi, dipende un po' dalla località. E avere quindi in pieno inverno, quando fuori abbiamo meno 5 gradi, l'acqua fissa a 10 gradi, per la pompa di calore non gli interessa sapere cosa fa fuori, lei lavora sempre con 10 gradi di acqua e questo mi permette di avere dei rendimenti straordinari. Abbiamo poi invece le pompe di calore a sonda chiusa, dove non vado a pescare dell'acqua che poi rimetto, ma vado a creare un circuito chiuso
dove all'interno ci metto del glicole che va sottoterra. Di queste sonde ce ne sono di due tipi. Ci sono quelle ad asse verticale, quindi viene fatta una perforazione, e ci sono quelle orizzontali. Beh, ad asse verticale oggi ho voluto farti vedere, proprio toccare con mano come funziona. Viene emessa una sonda con una perforatrice, quindi c'è bisogno di una macchina perforatrice che faccia un foro nel terreno di profondità che va dagli 80 ai 120 metri mediamente. Viene poi messa al suo interno questa sonda e messa della betonite attorno, cioè del cemento, perché in modo da avere più contatto possibile tra la sonda, che una volta inserita è di questo tipo, e il terreno attorno. Ecco, com'è fatta la sonda? Ce ne sono di diversi tipi, questa è a 4 tubi, come puoi vedere. 4 tubi perché? Perché abbiamo 2 mandate e 2 ritorni, cioè praticamente dalla pompa di calore esce acqua, va giù, poi in fondo alla sonda, qui siamo in fondo a 100 metri di profondità, c'è un ritorno a U e mi ritorna. Nel tragitto tra la pompa di calore e i 100 metri di profondità, l'acqua si riscalda perché il terreno naturalmente è a temperatura costante, soprattutto sotto una certa metratura dal suolo, quindi non viene influenzato dalle temperature esterne. Di questi ce ne sono, come dicevo, 2 tubi, infatti abbiamo 2 mandate e 2 ritorni. Questa è una soluzione fantastica che ha delle performance veramente interessanti, meno dell'acqua acqua, però non andiamo a consumare acqua di falda, che poi in realtà non è un consumo di acqua di falda, perché l'acqua che vado a utilizzare per la pompa di calore la rimetto immediatamente in falda, quindi non vado a consumarla. Poi ci sono le sonde orizzontali, abbiamo fatto un paio di impianti di questo tipo, cioè utilizzo sempre lo stesso tubo, mentre di vedere un tubo in polietilene nero come di questo tipo, lo stendo in un'area di profondità che va dagli 80 ai 120 cm di profondità, lo faccio a pettine, quindi è come stendere un impianto a pavimento a pettine. La distanza tra un'andata e un ritorno è tipicamente intorno agli 80 cm, prendila come media, e vado ad utilizzare un'area del mio giardino per fare questo impianto. Ecco che qui non ho bisogno di perforatrice, ma una semplice impresa edile potrebbe farmi questo lavoro. Ed è più economico rispetto alle sonde verticali. Ecco, come giusto per avere un termine di resa, con le sonde verticali mediamente, ma dipende, ripeto, dal terreno e da quanto profondità vai, sai che riesci a recuperare 5 kW di energia ogni 100 metri di profondità. Prendila come numero macro, giusto per fare 2 calcoli. Poi ci vuole una relazione geologica e analizzare il sito. Per invece la sonda orizzontale, mediamente dobbiamo ricoprire un'area nel giardino pari al doppio della superficie da riscaldare in casa. Quindi se devo riscaldare 100 metri quadri di casa, ho bisogno di 200 metri quadri di giardino. Ecco, prendila come numero spannometrico. E poi ci sono le geopile. Abbiamo fatto un progetto con la geopila interessante. Quindi sono delle pile geotermiche in acciaio inox che vengono messe all'interno del terreno per 20 metri, che è un mix, insomma, è un giusto compromesso tra una sonda tradizionale e una sonda evoluta. Abbiamo avuto straordinari risultati su questa tipologia di applicazione e ne faremo altri, ti terrò naturalmente aggiornato magari con un video dedicato. Ecco, sappi che nel tempo abbiamo provato tutti e 3 i sistemi, quindi sia il verticale, sia l'acqua acqua, che l'orizzontale e anche le geopile, quindi in realtà sono 4 i sistemi. Allora, per concludere, prima di concludere questo video, soffermandomi sulle sonde verticali, quindi a circuito chiuso, qui ci gira, come ti dicevo, del glicole, acqua e glicole, un circuito chiuso non va disperso nel terreno, cosa serve? Allora, per la soluzione verticale abbiamo bisogno di poco spazio, perché poi in pianta metti di vedere una piccola area dove abbiamo questi tubi che vanno nel terreno. Abbiamo bisogno di una ditta specializzata che ci faccia una perforazione, quindi una perforatrice. Tra l'altro le migliori macchine per la perforazione di sonde geotermiche sono italiane, vengono fatte anche qui vicino a noi. E poi ho bisogno di portare le tubazioni che escono dalle sonde in centrale termica, dove metterò un collettore, quindi un accessorio dove arrivano tutte le sonde per poi andare in pompa di calore. Nella versione invece orizzontale ho bisogno di molto più spazio, naturalmente, come ti dicevo, quasi 2 volte la superficie da riscaldare mediamente, quindi a differenza di prima qui lo spazio è importante. Non ho bisogno però di una ditta specializzata, perché per fare lo scavo basta una semplice impresa edile che faccia lo scavo su tutta la superficie, oppure che con una catenaria o un altro strumento faccia proprio degli scavi in
in trincea, dove posare un tubo in polietilene per lo scambio termico tra la pompa di calore e il terreno, e poi dobbiamo mettere un pozzetto lì in campo che raccolga tutte le tubazioni, come questo che vedi in foto, e da questo pozzetto partono due tubazioni che vanno in centrale termica, lì metterò la nostra pompa di calore. Per le geopile invece ho bisogno dello spazio in pianta come per le sonde tradizionali, però vado molto meno in profondità e poi vado direttamente in centrale termica. Beh, spero con questo video di averti chiarito il mondo delle pompe di calore geotermiche, che con l'evoluzione tecnologica stanno avendo performance, quindi rendimenti straordinari. Questo significa anche consumare molto meno. Di questo se ne parla ovunque, però ho voluto fare un video un po' più verticale e approfondito in modo che ti sia chiaro, quando hai una proposta di fronte, cosa significa pompa di calore geotermica. E se anche tu naturalmente vuoi trasformare la tua casa in 100% elettrica, beh, vai nel link qui sopra o nella descrizione del video e così potrai fare la tua preanalisi gratuita. Alla prossima!